Ciao ragazzi, di essere Poco Gamers, io sono Tsuki. E io sono Ryozan. Voi non lo sapete, ma in realtà abbiamo dovuto ricominciare da capo. Sì, benvenuti a Made in RNG comunque, Tsuki. Non è vero, non abbiamo mai ricominciato, noi siamo perfetti al primo chuck. Vabbè, niente. Niente. Siamo tornati a vedere i vostri fantastici screen e vedremo un po' cosa hanno combinato i vostri giocatori in matchup. Nel frattempo, Michael. Nel frattempo passate a trovare i nostri amici della community di Handicap e cosa dovete sapere. Iscrivetevi al canale così Tsuki mi interrompe mentre parlo. E se vi va di supportarci, potete considerare l'abbonamento. Trovate in descrizione come fare e una breve guida su cosa offriamo con gli abbonamenti. Michael! No, Michael che vince col contrasto il tiro, no, non è un privilegio dell'abbonamento. Michael! Vabbè, me l'ha presa così. Fantastico comunque. Ha visto che stava per tirare, ha detto no! È entrato anche a battesa. No, don't take him! Ah, quella era con Mizuki. Allora, qua vediamo. Allora, parata Z contro Full Metal Phantom critical. Ma perché non caricano le immagini? Boh, si rifiuta Discord. Qua vediamo le stats. 25 contro 30. Ah, da fuori aria, molto, molto bene. il critical arcobaleno, raga, cioè di cattiveria proprio. Dendigawa. Dai, lo sapete, sì. Non bisogna matcharlo Dendigawa, lui si triggera male, giustamente. Ok, le immagini non caricano. Non lo so, prima stava caricando. Sarà la connessione full buffa oggi. Ok, un paracadutistico da fuori area, ma sappiamo che è un tiro rottissimo. Esatto. Paracadutati! Cioè, io con questo tiro avevo bucato anche Genzo 001 e giocavo con Tsubasa Dreamfest nella Giappone Blu, quindi... Raga, sappiamo che quel tiro è qualcosa di allucinante. Che è successo? Raga, siete pronti? 3, 2, 1. Gino se la sedia! Gino se la sedia! Cederanno per questo. Ragazzi, cioè veramente... Io no, per niente. Qualcuno disse hanno fixato Gino. Sì, infatti è una vera sedia adesso. No, ci sono anche le stats. Quindi neanche a dire che senza skill di squadra. Ok, ho il mio screen preferito di oggi, raga. Tu, io ancora non l'ho trovato. Vediamo un po', andiamo avanti. Questo. Il mio è questo. Ma cos'è? Il mio è questo invece. Oh, santo cielo, questo è ancora peggio. La passiva al contrario. Ma tanto anche se quella giusta non è, entra lo stesso il tiro. Sto non so morendo. Cosa ho detto, ma era facciamo finta. Grande Tsuki. Fantastico. No, vabbè, le lacrime. Qua Radunga ha detto non tirerai, ti spezzo le gambe. Ma naturalmente gli spezzano tutti le gambe. Cioè sì. Che è sta cosa? Questo episodio di Made in RNG si chiamerà come bullizzare Naturezza. Esatto. Vediamo un po'. Attenzione, Marcus che para. Cioè, sì, Marcus che para. Blocca Jason, punta de lanza. Che lingua è? Spagnolo. Ma ci sì, penso. I parametri sopra. Vediamo un po' i parametri. Ma questa è una coppa, perché non ci arriva qui i valori, Margos. Vabbè, però, cioè... 46k! È giustamente la parata, Genzo, perché Genzo non sta lì a vedere i numeretti. Genzo dice... Se prendo gol adesso è finita. Ah, e para. Top portiere del gioco, fatemelo la ragione. LOL. Anche Callusi ha visto. Ha visto un danese da poco. Ha preso il guanto, ha fatto così. L'ho parata. Tutto lì. Semplice.
Aspettate, questo è più bello. Vabbè. Vabbè. Lasciamo solito perdere. Giro. Che bidone, raga, che bidone. Ecco, questo è uno screen palesemente falso, perché Genzo non può aver preso qua. Ma finisce. Ecco, qua c'è Ras che ha detto: basta prendermi in giro solo perché sono danese! Non è un colpo di testa! Un tiro bruttissimo. Però... tiro che vi ammazzo pure i cugini. E niente, ha segnato. Onore ad Ras, cioè. Tanta roba. Allora, andiamo avanti, avanti. Aspetta, questo è Yuga 2.0. Ti temi che è la parata? No, quando c'è l'animazione. Lo così. So, lo so. Top Yuga 2.0, fortissimo. Vediamo un po' le stats. Allora, stats erano lì, gli ha tirato in faccia, però l'impeto ovviamente. Ecco, ma perché non carica? Ecco, 4.85 è anche vantaggio. Va bene. Ma Yuga. Allora, qua la spiegazione c'è. C'era Jeffrey negli spalti, ha fatto vai Mark! E lì lo sapete come va a finire. Andiamo avanti. Pochi screen che mi hanno colpito questa settimana. Poche reaction di Jeff e Jeffa. Qua andiamo 10, vediamo un po'. Ovviamente la passiva al contrario di Espadas, che dopo... respinge qualunque cosa. Esatto, dopo Genzo che respira Margus, Margus viene respinto pure da Espadas, ma Genzo non da Gino. Genzo che respira Margus. Uffa, Margus che viene respinto da Genzo. Non lo so cosa sto dicendo, tu tienimi in gioco anche se non lo so. Sì, respirare è importante, soprattutto per Genzo. Respirare. Ho detto respira. Ho detto respingere. Oh sì, to vale io, dai. Qua Naturezza è stato contro bravo. Sai perché? Alla maglia della Muppet. Sarebbe no, delle, quella della Nank. Della sì. Nankazzo. È sempre della Muppet. No, quella era la Muppet. Giuro, raga, che non abbiamo bevuto nulla. Allora, non metto la marca. Faccio così, ho bevuto solo questo. Lo yogurt da bere. Mi sa non te ne faccio più bere. Ti fa uno strano effetto. Comunque qua la spiegazione c'è. Naturezza con la sua tecnica, il suo dribbling palleggiato, ha ubriacato Gentile che non è più intervenuto. È normale, giusto? Certo. Qua invece Gentile si ha è ricordato di essere razzista, no? No, aspetta, perché lui è metà giapponese. Quindi è Gentile. Gentile spacca! E l'ha ucciso. Tutto lì. Eccolo, Callusas che respinge il che lo bello, Sky Alpha. Che bel frame. Cioè, tutto stato così bellissimo. Vabbè. Certe parate sono fantastiche. Ah, vabbè, qua abbiamo Levin Blue. Che con la coltre dell'Aurora fa malissimo a Grandios rimpallando. Seems legit. LOL. Vabbè, ci sta la coltre dell'Aurora con tutti quei colori. Grandios non c'è. Attenzione. Sì, vabbè, questo è uno screen fake, lo sappiamo. Con la mulinante. Ma dai. Dai. Non ci crede nessuno, raga. A nessuno piacciono gli screen fake. Vabbè, questo era un team debuff, però, attenzione. Eh, probabilmente aveva anche ricevuto palla da Tsubarka, quindi. Ma lui. Quindi proprio. Ce la faccio. Andiamo avanti, va. Qualcosa abbiamo. Ah, bene. Gitto che è riuscito a vendicarsi nonostante la lore del manga fosse un dica po' diversa, diversamente fosse un po', sia un po' diversa. Però l'ha solo rimpallata, non l'ha fatto volare, capito? Non è va voglia. Vediamo un po' qui. No, fatemi capire, Rafael non l'ha presa? Il maestro dei pronostici qua. C'è il maestro dei pronostici, Owa. Ma sono confuso. Ah, ok, basta.
E quindi, il latte mi fa male. Sì, lo yogurt va bene, ti fa male, non è il latte. Non te ne faccio più bere. Qua abbiamo Tsubarka che dice: devo segnare Genzo. E vabbè, sei tu il protagonista, che devo fare. Abbiamo poi parametri. Lo dicevo, la... ci ha tirato, brava, ha tirato da ampiamente fuori area. Ma il protagonista è lui, raga, deve segnare. Pace. Qua, come prima con Gentile, questo dribbling. Ho rotto, ho rotto qualcosa, scusa. Sì, il microfono. tanto non costano quelli. Lancialo pure. Qua con la sua tecnica, Rafa l'ha detto: oh, un vero brasiliano che palleggia. E niente, si è distratto. Ok, allora forse in autointercetto. Boh. O in matchup, boh. Vabbè, comunque sia, Grandios non si può intercettare, giusto così. L'ho detto, Igawa si triggera male. E così vi mette il calzettone della cappa in faccia. Non è della Lotto, quello. No, cappa. Ah, della cappa. Perlomeno non mi pare. Non me ne ricordo più, ragazzi. Vabbè, qua la solita passiva al contrario del messicano Espadas. Vediamo un po' che andiamo avanti. Ecco qui. Ah sì, Ura Birillo che decide di fermare Misaki. Bello. Birillaki! Si è adirato per il soprannome. E quindi si è arrabbiato. Giustamente, direi. Vediamo un po'. Quanto parlate? Eccoci qua. E niente, vittoria. Bella questa! Dopo di questa penso che passiamo ai meme. Passiamo ai meme? Questa è bella, bella, bellissimo. Bella, mi piace tantissimo. Comunque confermo, il mio screen preferito è Gino che prende gol da Victorino, vedi? No, io invece il mio preferito è quello che è di lui, Cal, che segna. Bellissimi. E niente, passiamo alle meme. Eccoci qua. Dai! Dai! Non si fa. Io il Mullet potrebbe ritornare a titolare. Non scherziamo. Non scherziamo. E appunto. Gentile Matteo, un altro italiano, ancora un altro italiano, tutti gli italiani. Gino. Wow. Esatto. Esattamente. Concordo. Salvatore Igawa, perché? Mi sono dimenticata questa cosa, troppo tempo! Vogliete le torsioni leggendarie. Le Muller prova a fare i portieri difensori. Se lascio passare qualsiasi PC del gioco è finita! No comment. Lasciamo perdere. C'è il video di com'è andata, raga, quindi vi invitiamo ad andare a rivederlo. Old player di CTBT che vede qualche nuovo player shaftare in un Super Dream. Per stare. Dobbiamo trovare Naturezza 2.0. Dobbiamo trovare Naturezza 2.0. Ho trovato Michael fuori raid. Questi sono Akai e Luke, esatto, che discutono sul loro account. Allora, Super Dream Fest. Io, le mie Dream Ball gratuite. Allora, andiamo. Facciamo un giro. 6 giri dopo, 0 Dream Ball, io. Vabbè. True story. È un portiere decente ora? Già, sì. Cosa ti è costato? Tutto. Rivogliamo Ken! Rivogliamo Ken! Io tiro da centrocampo col paracadutistico. RNG. Ci penso io. Vai tranquillo. E quanto scrivete anche qui? Io che shafto più di 400 Dreamball al Dreamfest di Raffaele per poi trovarlo in singola. 405!
Esatto. Quando tutti parlano di Ben Muller, ma tu sei Zenzo e vuoi eguagliare il tuo idolo. Vabbè, bellissimo. Ah, un altro video. Arriviamo subito. Eccoci qua, siamo pronti. Vediamo un po', strano si senta. Ok. Un tempo lo vedo, usava Muller. All'anima di... La situazione per Muller era grave. Per me era grave, mica per quello. Rischiava di essere buttato nel mixer se non avesse preso quest'ultima palla. Vediamo un po'. Durante un amichevole. Nani? C'è. Cosa? Ah sì, me lo ricordo. E ci risiamo, ragazzi. Ok, raga. Hashtag Memuller. E siamo tranquilli. La disperazione. Pensieri di Muller, raga, attenzione. Non posso fallire. No, io lo farò per Rio, per tutti i momenti belli. Ma quali momenti belli? Ecco i momenti, aspetta. Ecco il flashback. È un meme sto portiere. È uno schifo di meme. Ma cos'è sta roba? È un cavolo di meme. Cioè, ma è peggio che giocare con un R in porta a giocare con questo scansone. Sono d'accordo, Rio del passato. Non fa niente, ora gli dimostrerò cosa so fare. Non mi farò rimpiazzare da Zenzo. Vediamo un po'. Certo, eh? Adesso dovremmo abbassare questo pezzo. Okay, basta. 11 momenti felici di nulla, non è ancora. Attenzione. Finita. Ah, aia, perché mi usturi le orecchie? Mi sono assordato da solo, questo è un nuovo record. Mi sono assordato. Perché mi sturi le orecchie a distanza di mesi? Ascolta, me l'hai già detto a suo tempo, non puoi rinfacciarmi le cose del passato. Ritorniamo subito, ragazzi. Rieccoci, ovviamente questo video era la parte di Jonathan, tanta roba. Già. Tanta roba davvero. Dove hanno pianto le ragazze? No. Titanic. Ma anche no, io sono quella che non piange per queste cose. Dove hanno pianto i ragazzi? Perché? Dove hanno pianto tutti? Eccomi, questo salve. Posso confermare. Fantastico. Quello che vedono tutti. Okay. Non ti fai... Esatto! Tu non puoi passare. Esatto. Quando Shafty al Super Dreamcast recente non puoi toccare online perché incontri sempre che i nuovi giocatori e ti aprono letteralmente in due. Non è che sia cambiato tanto, eh? No, direi di no. Quando continua a forci attaccanti verdi forti per bucare Genzo. È spazio. Perché? Un altro video. Sempre la parte di Jonathan. Torniamo subito. Eccoci, ragazzi. Allora. Ma perché ci sono queste musiche tristissime? Io non avevo neanche messo le cose. Perché sto mettendo un R al posto di me, Muller. Oh, è anche salito di Bond. Nomina capitano. Perché? Non lo so, ma oltre che triste mi sento anche così. Io no. Ecco, addio me Muller, resti in pezzettini. Ah, adesso sì. Aspetta, la sta facendo il mixer. Sì. Attenzione, me Muller nel mixer. Aspetta, non ti prego, Rio. Io no. Già. Tan, 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 tan.
Certo. Un altro video da passare. Sì. Nani. Si voleva. Ma smettila. Ma cos'è? Volevi. Certo. Proprio, uguale. Mi ha convinto. Chissà se dobbiamo. Preparati, anche... Genzo. Sì, sì. E così inizia la battaglia. Ma per quella battaglia? Appena l'ha preso, l'ha messo. Attenzione, Genzo contro Memuria, raga. Genzo, PvP. Ma come? Genzone! Guardatelo, che bellezza! Para quella, chiunque! La maglia stava bene anche con questa. Genzone mio! Si capisce già dal cambio di musica, ragazzi. Tu dici? Ok, allora non è servita a niente. Mario, per pietà, lo metti in panca insieme a Ken. Futuro niente. Il futuro. Ora godetevi cosa fanno Ken e Buller quando Genzo non c'è. Ah, questa me la ricordo. Evergreen. Sempre bello, sempre bello. E niente, torniamo subito. Dai, vediamo l'ultimo e poi chiudiamo. Carlos Riozan. Carlos. Aspetta, questa va letta. Squadra Juventus, tanto infatti c'è anche Jeep scritto male lì sotto, bellissimo. Il leggendario. Ma c'è anche Rioza. I codini. Devo farmi crescere i codini su. Il leggendario Rioza, dopo tutte le papere di Memuller, decide di allenarsi per diventare la carta più forte di Captain Tsubasa Dream Team per vendicarsi. Finalmente di Memuller. Le sue tecniche in combinazione con Mark sono micidiali. Allora, tecniche famose. Tiro che Memuller non prenderà mai neanche con RNG. 1-2 dello shaft. L'1-2 dello shaft. E qua potete chiedere a tutti gli youtuber che fanno le recensioni dei personaggi, delle skill, eccetera. È la skill più forte del gioco. Ha 900 di impeto a S1. Non peraltro, con tutti gli shaft miei si è caricata di potenza sta skill, ormai è inarrestabile. Il tiro invece ha 1 di impeto a S99, ma tanto Buller non lo farà comunque. E niente, torniamo ai nostri finiamo, bei faccioni, bellissimo. La finiamo. Allora, grazie mille per essere stati con noi, raga. Speriamo vi siate divertiti almeno quanto noi. E prima del prossimo shaft, ah no, prima del prossimo video su Captain Tsubasa Dream Team, Zucchi mi invita. Seguici su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, scrivete il nostro server Discord, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte queste azioni, passate a trovare i nostri amici della community italiana di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook, abbonatevi se vi va per supportare sopra, supportare il canale. E noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Non si chiude il video prima della fine, qua. Dobbiamo far crescere la famiglia dei Ciocomini. Qui in alto vedrete noi e Bocco in versione Mignon. Cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video. Fate conoscere i Poco Gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra. Grazie per essere arrivati sin qui nonostante i due. Ci vediamo qui. Alla prossima.